bella vittoria, una bella vittoria, un sospiro di sollievo perché è frutto di quello che stiamo facendo in allenamento, perché abbiamo vinto sicuramente con la difesa. Nonostante tutti i problemi di falli che abbiamo avuto nei primi due quarti, che hanno condizionato anche nell'ultimo quarto quando abbiamo giocato con un Matteo che ci ha messo, Battisti parlo di, che ci ha messo l'anima, ma sicuramente si vedeva che era debilitato e che gli mancava quello sprint e quelle cose che lui già fisicamente deve essere in forma per poter sopperire a queste mancanze fisiche che c'ha, però si vedeva, insomma, e nonostante questo ha dato il suo, ha fatto giocare la squadra e ha difeso anche in maniera efficace su Guarino. Devo dire che il quintetto base ha giocato tutto, adesso ci aspettiamo anche qualcosa degli altri, non soltanto in difesa quello che hanno dato, ma anche qualche cosa in più da un punto di vista offensivo, a livello di presenza, a livello di qualità che hanno, perché poi hanno, però adesso bisogna che ci diano tutti qualcosina in più, a cominciare da Jani Lizze che per adesso... Voi forse per, come diceva prima, saltato la preparazione, dopo uno lo paga, però sicuramente ho bisogno di una maggiore, da lui una maggiore qualità, a cominciare dagli allenamenti. Sì, ci capiamo. Con qualche punto in più della panchina, questa è una partita che forse poteva essere meno sofferta, diciamo. Ma sai, meno sofferta, però ti ho detto, il condizionamento dei falli è stato per noi è stato grosso, perché... nei primi due quarti avevamo a parte Santiangelo e tutti gli altri, parlo di Hunter, di Josh, che poi è stato abbiamo avuto un condizionamento per tutta la partita, e lo stesso Usman, che non volevamo che facessero i tre falli, insomma, ecco. Volevamo poter averli completamente pronti e difensivamente pronti per il resto dei 20 minuti del terzo e del quarto quarto. Hai detto precisamente nel momento in cui siamo riusciti a prendere il vantaggio, hai fotografato benissimo la situazione, perché abbiamo fatto tre buonissime difese e Marco in quel momento lì l'abbiamo cercato, perché anche la squadra è stata brava a cercarla e lui si è fatto trovare pronto. Quindi stringi i denti, era sofferente, sofferente, però è stato quello che ha dato forse la spinta a tutti, non ha motivato gli altri. Ma sicuramente il suo atteggiamento per noi è importantissimo, il suo modo di stare in campo pure, l'abbiamo visto nella partita di Recanati, l'abbiamo visto stasera negli ultimi minuti, quindi è un giocatore che sta crescendo e la squadra cresce con lui. Penso che stasera comunque Marco abbia fatto una partita ottima, non soltanto da un punto offensivo, stasera ha fatto un'ottima partita anche dal punto difensivo, basta vedere anche soltanto i rimbalzi che ha preso, la dice lunga della qualità della partita di stasera di Marco, forse la più bella partita che ha fatto fino adesso. Ah, puoi trovarne anche, ce n'è più di uno, eh? No, ce n'è più di uno. Allora, squadra giovane, detto della differenza canestri, mi raccomando, di qua e di là, invece di andare a cercare un canestro da sotto, eravamo liberi, tentiamo il tiro da tre e poi dopo contropiede dalle parti di là. Fallo, credo, alla fine del terzo quarto. Bravissimo, l'hai sentito tutti, però qualcuno no. Però questo si paga dazio della gioventù, però è bello parlarne quando si vince. Questi nei. Bravissimo. Adesso da martedì, dammi tempo fino a martedì, se no. Cos'era un stigavi? vediamo, però per vincere la Treviso dobbiamo giocare, non basta il quintetto, dobbiamo giocare almeno i sette con una gran qualità, se no diventa dura.